Buon pomeriggio dalla redazione del TG della Mobilità. Riattivata dalle 14.30 di oggi la linea ad alta velocità Roma-Napoli. Da domani mattina riprenderà la normale programmazione dei treni tra Roma e Napoli, ma anche nei nodi ferroviari delle due città. La circolazione al momento è in graduale ripresa, così come graduale sarà il ritorno alla normalità per le ferrovie regionali. Al momento resta in servizio il bus express tra la stazione di Lunghezza e la stazione Tiburtina, attivato da ATAC a supporto della FL2. La linea era interrotta da venerdì scorso, dopo che nel primo pomeriggio il treno ad alta velocità Torino-Napoli si era arrestato in galleria per lo svio della locomotiva di coda. Le altre notizie, una corsa podistica alle prime luci del giorno, non un allenamento, ma una vera e propria competizione. Questo è Alba Race, la corsa che si svolgerà domani mattina alle 5.30 nell'area del Foro Italico. 6 km con partenza da via Costantino Nigra e traguardo nello Stadio Olimpico. Possibili rallentamenti potranno coinvolgere 11 linee bus e le ultime corse dei notturni N200 e N201. Per il momento è tutto, un saluto dal TG della Mobilità.